allora siamo venuti qui a pescare a distanza di qualche giorno alla pescata al margine, alla postazione margine che vi avevamo detto nell'ultimo video, e approcceremo la pescata come di solito, volta. Come l'altra volta, ma di solito come l'affronti te, sì. Quindi nei spot sotto rio. E si sta pescando ovviamente con boile SD20 barra un chicco mai spinto. Quindi sì, gli inneschi più o meno sono quelli. Pescheremo molto di più sotto riva rispetto a quei sacchettini come nelle altre postazioni. E niente, io ho deciso di pescare una nel sotto riva, mentre l'altra lanciando sui 10-15 metri pastronando per cobra. Quindi ora speriamo che parta qualche pesce e ci sentiamo più tardi. Io ho messo un piombo con il sasso da 80 grammi e con una bolsa 20 alla pesca. Ora monterò la curva. Allora, ora vado a lanciare la canna, quella su cui puntiamo di più, che è quella sotto riva, quindi una montatura bolt rig, un terminale abbastanza lungo e doppia Tiger alla fragola. Bene, allora, ora ho già preparato del mais dolce che qui per qui a Galliano va benissimo nella paletta, poi andrò a lanciare per pasturare e ora vado a lanciare la canna. Allora ragazzi, prima partenza, dopo 5 minuti. Non troppissimo tempo, 5 minuti. Aspetta, lascio il tuo. Speriamo di tirarla fuori. Allora, questa è la prima partenza del giorno qua nello spot, del margine. Allora, vediamo un po'. L'ho preso con un innesco abbastanza insolito, che solitamente non uso, però ho voluto provare, diciamo, e diciamo che ha reso abbastanza bene. Ah, guarda, si è già slamata da sola. Ti ricordo ragazzi, è importante in questi laghi con i pesci sciupati di pescare senza ardiglione. Ok, allora l'innesco è questo qua. È un innesco non tanto bello, diciamo che è composto da mezza fondante e mezza pop-up. In pratica mezza hot demon e mezza pop-up al cocco. Ora vi faccio vedere i pesci. C'è l'acqua in ghiaccio. Sì.
diciamo che si è abbassata parecchio la temperatura. Allora, se sta calma, abbastanza bella di bocca. Sì, molto. Allora, eccola qua. Però comunque un pesce sui, che sta sui 2-3 kg, nulla di che, però sempre meglio di niente. Sì. Andiamo subito a rilasciare allora. Vai, vabbè. Vai. Allora, come vedete, andiamo a rilasciare con la nuova sacca di Nash, la Retainer Sling. Ora la testiamo subito. Sì. Il filo è dritto? Sì. Non tirare di quell'altra canna? Yes. Oh, però ho visto, l'avevo lanciato bene tutte e due. Perché è partita quell'altra di qua. La secca è partita. Eh? In secca. Seconda partenza. Questa purtroppo è una specchi. Però d'altra parte ce ne sono tante, quindi ci sta. Allora, non mi ricordo neanche con cosa l'ho presa. Ah. Con qui, aspetta. Con una Essential IB dell'ultima pescata, bilanciata con un chicchino di mais finto. Bene. Si tratta. Ora ho deciso veramente di rilanciare il canna sotto riva, visto che non vuole ancora nessuna tocca, e metterci un sacchettino, poi il pelletto, lo scopex, sempre con la pop-up di prima. Occhio che c'è, non c'è il coso, quindi tieni in tiro. Non c'è il video, quindi tieni in tiro parecchio. Bene ragazzi, prima partenza anche per Niccolò, anche se è partita la canna mia, ma si fa un po' di pesci per uno, no? Va bene lo stesso. Allora, thank you.
Questo è l'innesco di Lorenzo, quella ultima che ha lanciato, sempre quella Demon e non ricordo ora pop-up. L'altra e l'altra pop-up. Siamo a metà della pescata, si sono fatti 3 pesci, di cui uno io sui 7 kg e sono presi tutte con la Demon e una con quella di Mainline. Nel senso l'hai bibi lanciato. Poi ora si vedrà e si spera chi acqua qualcos'altro. Allora, questo è in generale come sta andando la pescata, questo sarà un video veloce solamente per far vedere la pescata e le eventuali catture. Quindi possiamo tranquillamente risentirci più tardi. C'è ancora? Sì, sì. Allora, mi metto un secondo qua a vedere il recupero di Niccolò e io intanto vado a prendere il guadino. Può darsi un amuro, probabile una brena. Belle passate di fauna. Cerca di passare, vai vai. Vai. Si vede? Vai, vai. Presa la canna di Lorenzo, sempre la stessa che era lanciato 2 minuti fa. C'è da dire che stiamo prendendo tutti i pesci belli. Sì. Bene, li rilasciamo allora. Con le Tiger alla fragola, bel pesciotto sui 7-8 kg.
Ora ho deciso di cambiare l'innesco da pop-up affondante, quella in sottoriva, visto che ancora non ho preso ancora nulla e probabilmente non ho neanche mangiate. Invece Lorenzo, a confronto a me, l'ha lanciata mezz'ora fa con due tiger nata alla fragola e è partita una carpa. Queste sono le mie canne, ho deciso di portare i picchetti come l'altra volta e le ho lanciate tutte e due in alto. Una più o meno a 6 metri da riva verso i legni e quest'altra dritto al cemento. Con che canne sta? Canne mulinelli, cioè usi? Io ho la canna questa qua, questa con scimetta blu di Shimano, mentre quell'altra con quella di Nesh, mulinelli linea F. Quindi almeno abbiamo fatto un po' una carrellata di quello che usi, dato che non l'avevamo ancora detto. E come avvisatori? Avvisatori sono di K-Carp, i Gladio, TX. Bene. Scimmette Milo. Bene, bene. Quindi comunque è una cosa che picchetti un po' ingombranti, ci viene a fare una pescata tranquilla. Io invece ho usato sempre i picchetti, due canne l'ho messe qua, sempre con i picchetti, ma la mia attrezzatura non ve la spiego perché tanto la conoscete già. L'ho lanciate due con i sacchetti su 50 metri, 50-60 metri, dove per ora abbiamo visto la maggior parte delle partenze, mentre una partenza che non abbiamo fatto in tempo a registrare è quella nel sottoriva lì vicino a quel cespuglio che esce fuori dall'acqua, con questa canna qua, col picchetto separato dalle altre, con una fonda filo, e l'ho calata sui circa 4 metri da riva con una pasturazione inizialmente di mais e poi solo boilies. C'è stata una sola partenza, no? Durante la pescata, e un pesce bello che purtroppo non vi abbiamo fatto vedere il recupero, ma vi abbiamo comunque fatto vedere che era una bella regina. E niente, quindi la pescata andava abbastanza bene. Per ora va bene, io spero che appa qualcos'altro. Si spera di prendere qualcos'altro, però comunque fra un'oretta anche meno si andrà via. E niente, magari fateci sapere nei commenti quello che magari vorreste vedere sul canale prossimamente, perché comunque noi per quest'anno video di pesca li abbiamo praticamente conclusi, perché vi abbiamo fatto vedere tutto quello che c'era in programma. E in pratica vi abbiamo fatto vedere tutto quello che c'era in programma. E abbiamo fatto le pescate a Galliano che vi avevamo promesso, e anche Bilancino. E le pescate in Arno sono un po' mancate, ma perché ne abbiamo fatte poche, non perché comunque non abbiamo catturato, ma ne abbiamo veramente fatte poche, non abbiamo avuto proprio il tempo necessario. Quindi Galliano con questa postazione abbiamo concluso. Usciranno comunque degli altri video in seguito, ogni tanto, per comunque far vedere alcune pescate. Magari fateci sapere nei commenti se vi possa interessare un video sullo zig, incentrato solo sulla pesca da zig, che avevamo in programma di fare con Francesco. È saltata perché la pescata che dovevamo fare a zig in uno spot preciso era lo spot occupato, e quindi diciamo che sono poche le postazioni che comunque a Galliano sono in grado di pescare per bene a zig. Quindi niente. L'unica pecca è che quest'anno stellato non è andato bene, perché purtroppo in 3 persone abbiamo fatto solamente una cattura, e quindi purtroppo il video non è uscito, e questo ci dispiace. Però diciamo che dai, per quest'anno credo sia andata abbastanza bene. Quindi Ora visto che è fra un po' dicembre, si spera di tornarci, cioè quando le giornate vanno bene, se no si resta a casa. Perché comunque, come potete vedere, l'acqua è già tutta abbastanza abbaccalata e tutta abbastanza melmosa e bassa. Quindi potete immaginare che comunque a Galliano quando piove poi è un macello. E niente, noi scriveteci un po' nei commenti quello che vorreste vedere su questo canale. Noi cercheremo il più possibile di cercare di fare pescate anche in altri spot.
Ragazzi, super partenza per Nicolò, praticamente in chiusura. Avevamo la macchina fotografica accesa per fare la conclusione. Vi lascio un attimo qui, Nicolò, te magari non la tira forte, che devo recuperare questa. Oh, ora la metti nel materassino tuo, Questa è l'ultima carpa della sessione e stavamo praticamente facendo la conclusione ed è partita questa carpa, quindi ne approfittiamo per agitata. Se sta calma, fare la conclusione di questa bella specchiotta. Eccola qua, guardate che bella specchi. Soprattutto in bocca. E ora andiamo a rilasciare e noi come sempre vi salutiamo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.